No, così fa la foto. Da più alto, però. Mi passa sopra la mano. L'unica cosa che è uscita è il pennino. No, non sto scherzando. Se ti passa sopra la macchina, quando sei chiuso, succede niente. Ma ci sono specifiche più alte di quelle che sì. La quarta. Allora, esistono specifiche più alte a livello di impermeabilità. Il B65 è resistente, il numero 65, il 6 sta per polvere e 5 per acqua. Si arriva al B67-68, ad esempio. Questo prodotto è un bambano in B67. Quindi se mi cade in un metro d'acqua può resistere acceso per mezz'ora. I B68 sono macchine immergibili, però computer a livello di B68 non ho visto. A livello invece di resistenza no, direi che questi sono già, a livello di computer, sono già le norme massime. Esistono poi certificazioni che noi abbiamo per gli ambienti militari, che sono le 1461 ad esempio, per le emissioni elettromagnetiche, quando si utilizzano in battaglia. Le emissioni delle batterie, le emissioni del display non devono essere riconosciute dai radar. Queste sono un po' le specifiche. Ma lui ha detto che sì, il problema è lo zucchero, perché questo qua è tutto di metallo, infatti non c'è niente qua di plastica, e questo qua resiste alle pressioni qua sopra di 100 kg, quindi è quindi la tastiera impermeabile, quindi anche diciamo la fascia, chiamiamola business rugged, ha comunque delle facce importanti.